Acquista titoli digitali a prezzi scontati su Instant Gaming utilizzando il link in descrizione. E buona visione. Cari amici, benvenuti. Seconda puntata della nostra cavalcata sul gameplay di Pokémon Legende Arceus. Abbiamo terminato la prima puntata con la scelta dello starter. Ci siamo fermati subito prima di quello che sarà il core business di questo secondo episodio, ossia questa missione da dover affrontare per poter entrare nel team Galassia. Io vi invito subito non solo a lasciare un mi piace, non solo a iscrivervi al canale e a poi ovviamente commentare con la vostra opinione qui sotto nei commenti. Per me è importante la vostra opinione, ma vi ricordo che probabilmente nel mentre che state guardando questi primi secondi, anzi, senza togliere il probabilmente, certamente, io sarò live su Twitch con Kuro Lili. Quindi venite a trovarci direttamente da questo video e quando arriverete in chat scrivetecelo. Ehi, sono arrivato dall'episodio 2 oppure dall'episodio 1 di stamani mattina. Voilà, che abbigliamento bizzarro, deve essere un soggetto interessante. Lui è l'altro antenato, Etelo. Un semplice mercante della ditta Ginkgo. Ginkgo, che lo abbiamo insomma capito ed estrapolato durante le puntate di PokéRadar, è anche il simbolo che porta, l'effigia che porta sul petto, in quanto Ginkgo è una pianta che esiste nel mondo reale, che è esistita soprattutto molto comune in voga nel Giappone preindustriale, che ha queste foglie molto, molto riconoscibili, che appunto incrociandosi sul petto di Etelo vanno a comporre quello che è, non a caso, il simbolo della ditta Ginkgo. Perdonami, ma vista la mia posizione non posso fare a meno di impicciarmi. Cosa vedo nei miei occhi? Hai persino un Pokémon al tuo fianco, davvero affascinante. Quindi, da quello che abbiamo capito nel primo episodio e nel secondo episodio, io non me l'aspettavo questa cosa, avere dei Pokémon nella regione di Isui in questo preciso momento temporale è una cosa che differisce, che ti rende speciale rispetto agli altri allenatori. Che ne dici? Ti andrebbe di mettere alla prova la nostra capacità con i Pokémon? Mi garbi sempre più. Livornese è Etelo, ragazzi. Sì, 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 si vede, eh? Cioè, capello da surfista, biondo, sì, 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 sei davvero un soggetto interessante. Mi è giunta la voce del tuo esame, lascia che ti dia una dritta. Se PS il tuo Pokémon scendono a zero, perderai la sfida, tienilo a mente. Bene, allora diamo il via alla lotta, vedila come un modo per darti la spinta. Cioè, lotta così? Non me l'aspettavo in un titolo incentrato sull'esplorazione e la cattura che si partisse relativamente subito, onestamente, con una lotta. Togepi. Beh, allora qua, insomma, siamo invitati a nozze sulle lotte, ovviamente. No, ci si può muovere durante la lotta. Figa sta cosa. Vabbè, qui molto tutorialesca come cosa, quindi chiaramente bastano tre raffiche e Togepi va giù. Le mosse dei Pokémon, gli strumenti, usali con maestria e ti si aprirà un mondo di possibilità, amico mio. Dato che sei livornese posso parlare, no? La tua lingua, che è anche la mia, ma poi se ne va, va pipa, e dai. Puoi cambiare le mosse da usare nella lotta tramite l'opzione Gestisci mosse, accessibile selezionando un Pokémon nel borsello. Cioè, chissà se si può quindi far reimparare mosse dimenticate o meno. Veniamo ricurati con il tradizionale suonino, che chiaramente è quello dai tempi dei tempi. Vediamo cosa mi regala. 5 pozioni. Beh, del resto lui è un mercante. Ah, guarda belline qui le pozioni. Pomata per le ferite. Restituisce 60 PS a un Pokémon. Il rapporto, infatti, dei PS, delle statistiche, sembra proprio essere 1 a 3. Infatti le pozioni davano 20, in Arceus danno 60. Lo avevamo già capito durante PokéRadar su multiplayer questo. Del resto, più aumentano i membri del Team Galassia, più crescono le fila dei miei clienti. Vedi, lui è
Bispo. Ci sta simpatico, Etelo, ci sta simpatico. Speriamo che poi non ci sia un plot twist che in realtà ci fa capire che... Incredibile, non solo sai catturare Pokémon, sei persino in grado di lottare insieme a loro. Direi che possiamo avviarci verso la Landa Ossidiana. I love you, Lucia! Prima di lasciare il villaggio Jubilee, ricordati di scegliere la destinazione sulla mappa, nonché di commentare cercando di farmi capire che hai capito questa mia battuta in riferimento a un famosissimo spot televisivo. Sarebbe anche una buona idea avvisare Salvo, il guardiano. Chiama Salvo perché tutte le volte, cioè, quando passa qualcuno, lui saluta. Ciao, facendo potremmo inviare i soccorsi? Così facendo, no? Ciao. Vabbè, si chiama Salvo, io lo saluto. Cioè, a prescindere. Attraversato la portata principale, il tuo esame avrà inizio. La portata. Si vede, sono a dieta, ragazzi. Partita bene questo secondo episodio. Salve, Salvo. Immagino tu sia Alexis, mi hanno messo al corrente di tutto. L'esame di ammissione si svolgerà all'esterno del villaggio. Mi raccomando, fai attenzione. Wow, si è aperta la mappa. Ok, understand. Sì, perché mi ci va? Ho capito. Ah, perché se un premo V sulla mappa non mi fa uscire. Capito. Giusto. Non è open world, è open map. Fish del Team Galassia. Il luogo in cui ci troviamo ora è il campo base, puoi considerarlo l'ultima osi sicura. Ti ricordo, il tuo obiettivo, devi catturare un Bidoof, uno Starly e un Jinx. Uno Jinx. Tutto chiaro, bene, procediamo. Professore, c'è qualcosa che non va? Ridagnene, lui ci molla, ragazzi. Ci stalkera proprio. Ripensavo a quanto detto mi dalla caposquadra. Che sia chiaro, se dovesse succedere qualcosa al ragazzo, mi aspetto che lei si assuma le sue responsabilità. La caposquadra Selim è estremamente severa. Detto ciò, professore, non credo che la sua presenza possa fare una gran differenza. Ma non sarà necessario che io faccia nulla. Ad Alexis basterà fare affidamento sul suo indiscutibile talento. Beh, che dire. È un onere non indifferente. Poco male. Sono convinta che non avrai grosse difficoltà, Alexis. Diamo inizio all'esame. Mi si sente Laven un po' responsabile per averci, come dire, fatto mettere alla prova una prova quanto sembra così pericolosa nella regione di Isui, quella di affrontare questi pericolosi Pokémon. Questo è il colle ambizioso dove vivono i Pokémon che devi catturare per passare l'esame. Landa Ossidiana. E musichina. Un Bidoof, che dici di catturarlo subito? Dai, si passa subito all'atto pratico. Ovviamente il primo non poteva che essere un Bidoof. Ti hai premuto ZL. Ok, chiaro. Sì, è quello che avevamo già fatto inconsciamente durante il primissimo tutorial sulla spiaggia. Cacchio è Bidoof? Ah, è laggiù. Ora però si fa sul serio, quindi ora probabilmente... Ora possono anche scappare. Allora, prima l'abbiamo preso. Sei riuscito a catturare Bidoof. Bene, occupiamoci del prossimo Pokémon. Eccolo lì, Starly. Quei piccoletti sono un po' paurosi, per cui fuggono all'istante. E in tutto ciò, sullo sfondo, dietro l'albero, potete vedere ancora lo squarcio spazio-temporale che imperversa. Premi pulsante B per accovacciarti. Accovacciarsi nell'erba alta riduce la probabilità di essere notati dai Pokémon selvatici. Ok. Qui si aggiungono feature che faranno sì che io dove vai? Fai a me. Ops, non andà via.
No, non ci sono, non ci sono. Dio buono. Stai fermo. Scusa, non dovresti catturare uno Starly? Sì, ma è amico mio, eh? Che ci vuole? Cioè, non è scontatissimo, eh? Meno male. Meno male. Oh, un pochino di... Anche Starly è stato catturato. Bene, e ora ci manca... Che sbadata, come tuo mentore ho l'incarico di spiegarti una cosa, nello specifico come lanciare la part le partner board. Ah, giusto, come far sì che i nostri Pokémon proprio che abbiamo catturato vengano coinvolti nella lotta. Allora, per lanciare un Pokémon dopo aver lanciato uno strumento, premi X. Se vuoi lanciare uno strumento dopo aver lanciato un Pokémon, premi sempre X. Prova a lanciare un Pokémon verso piante e rocce. Vedrai che raccoglierà bacche e altri strumenti per tuo conto. Adesso tocca al tuo compagno dimostrare quanto vale. Forza, l'ultimo ostacolo da superare sarà la cattura di uno Shinx. Quindi se io qui tipo premo X, qui... Ah, e poi... Ok. Cioè, sempre con R. Semplicemente si passa al menu Pokéball. Al menu... Ok. Ma lo posso fare anche così nel vuoto? E poi che fai? Mi segui? O rimani lì? Ci posso parlare? E poi immagino che tipo... No, non me lo fa ricolpire. Ah sì, come premo R2. Ok, cioè ZR, scusate, io sono generazione PlayStation 1. Premo R2. Eccolo lì, lo Shinxino. Riesce ad avvertire quanto sia d'indole aggressiva? Per nulla. Non preoccuparti, se fissi attentamente il Pokémon capirai cosa intendo. I Pokémon aggressivi sono particolarmente irrequieti per cui respingono le Pokéball. Ah, più sono le freccine visualizzate, più facile la cattura. Ok. I Pokémon ostili negli esseri... degli esseri umani sono contrassegnati da un simbolo a forma di croce. I Pokémon con questo simbolo possono essere catturati solo tramite lotta. Ok. La chiave è indurli a lottare. Se gli lanci una Pokémon nel corso di una lotta, riuscirai a catturarli. Hai con te le Partner Ball, a cui ho accennato poco fa, giusto? Quelle... Ok. Ecco, questa probabilmente sarà la feature più figa, cioè nel senso... Per iniziare una lotta con un Pokémon selvatico, lanciali contro una Partner Ball, ossia una Pokéball che contiene un Pokémon. Se noti che stai per lanciare uno strumento, premi X per passare alla sezione Pokéball. Ok. Understand. Si lancia e parte una lotta. Se io premo X mentre posso combattere... se però faccio Fogliame mi sa che lo distruggo. Perché è un triangolo lì? Io voglio fare Fogliame, voglio vedere se muore cosa succede. No, non muore. Brutto colpo, ragazzi. Cioè, sculiamo sulle gente. Vuoi lanciare una Pokéball? Sì. Questa te la fa in automatico. Non te lo fa a mira mentre sei in lotta. Ok, è uscito, quindi serve ancora lottare. Una raffichina che Fogliame mi sa che l'ammazza. Vediamo un po'. Niente. Vuole entrare, sto lurido. La forza offensiva. Che cazzo sta facendo lui che aumenta? Oi. Ah, vedi, attacca due volte di fila. Ancora questa. Aspetta, no, ferma. Già c'è. Se io premo Y, vedi? Rowlet, Shinx. Però ancora non c'è, come dire. Non abbiamo. Non abbiamo la. Non ci è dato.
sapere di poter utilizzare lo stile tecnico rapido, come diavolo si chiami, non me lo ricordo. Ok, Shinx è preso, ci ho voluto 3 bolle addirittura. Ti avvicini ai Pokémon senza timore, anzi luce è già nostra, e dimostri di saperli catturare con maestria. A quanto pare dal cielo cadono grandi talenti. È una poetessa, ragazzi. Con il tuo supporto potremmo davvero farcela. Sto parlando della missione della squadra di ricerca a completare il Pokédex. Mi chiedo quale sia la regione per cui tu sia giunto qui cadendo dal cielo, ma per ora pensiamo a tornare al villaggio. Che avevo detto io? La mia fiducia nelle tue capacità si è rivelata più che fondata. Alexis, congratulazioni. Hai appena compiuto il primo passo necessario per incontrare tutti i Pokémon. Scattiamo una foto ricordo. Quindi sono preindustriali ma hanno le macchine fotografiche. Fantastico. Considerando il talento di Alexis, direi che c'è da aspettarsi un risultato simile. C'era da aspettarsi un risultato simile. Orsù, rientriamo al villaggio Giubilo. E ora voglio vedere Selina. Stato brado. Non solo mi devi accogliere dentro il Wall Maria, Selina, ma anche un alloggio di serie A. Ma detto ciò, voglio che mi scrivate nei commenti, ragazzi. Sono più brutte le nostre ciabatte da villeggiante straniero sull'Adriatico oppure i pantaloni del professor Laven? Ossia, fossero gli ultimi due indumenti su questa terra, non parlo di Isui, quale vi mettereste, l'uno o l'altro? Quindi è un ottimo contest, voglio saperlo. Oh, va bene, va bene, va bene. Non è che qualcuno abbia catturato così tanti. Mi sta garbando Leggende. È un Pokémon, è un titolo Pokémon veramente molto diverso e dissimile dagli altri. Mi stanno rifacendo la facciata con il bonus 110, facciata in Team Galassia. E ragazzi, incentivi vanno presi, non sfruttati. No, Abra! Qui? No, non mi ci fa andare, mi sono avvicinato troppo. Sembra che tu sia scampato a una vita allo sbando e a una morte sicura. Selina, devo dire, delicatissima. Sono stato informato del risultato, le mie conclusioni. Sei promosso, puoi tenerti in borsello. Sono sollevata. Ho deciso di sottoporti a un duro esame per rivedere le tue oscure origini, ma tu l'hai superato. Quindi Selina non è probabilmente cattiva, è solo severa. Prendi la divisa ufficiale. Ci siamo! E i calzari della squadra di ricerca, sì! Non più ciabattine! Vai all'alloggio, secondo piano, e cambiati. No, qui si esce. No, io non devo uscire. Io mi devo andare a cambiare. Ah, sono comparse anche, come potete vedere, bacche arance e bacche ciliegie. Fra gli strumenti. Non puoi presentarti al direttore senza ti butterà fuori. Ma io mi voglio cambiare. Oh, ma detto al secondo piano. Piano interrato. O forse avevo detto piano interrato, ho letto male. Te, bimbo. Forte, sei nella squadra di ricerca. No, oh, guarda, fabbricano le ball.
Tao Hua, se sei a corto di strumenti non devi fare altro che crearteli con le tue mani. Se vuoi imparare a creare nuovi strumenti non devi fare altro che raccogliere ricette. Ok. Allora, io sono al piano terra. Se parlo con lei... Se vuoi cambiarti puoi usarti lo specchio della tua stanza. Dove diavolo è però, amica mia? Non puoi presentarti al direttore senza uniforme. Ti butterà fuori come un sacco di spazzatura. Qui c'è l'ufficio... No, non è la mia stanza, ma io c'entro lo stesso. Tella. Se gli attacchi di poco non ti danno tregua, puoi riposarti in un campo base. Grazie, Tella. Infermiera Joy di qui. Tami, adesso fai parte della tua ricerca, giusto? Allora potrei creartele da solo le pozioni. Qui c'è Mega Selina. Qui c'è il prof. Disordinatissimo. Fantastico, adoro i prof disordinati. Comunicante con l'ufficio di Selina. Vai all'alloggio di ieri e cambiati. Ah, l'alloggio di ieri. E poi dirigiti al secondo piano. Ok, ragazzi, come al solito non avevo capito una sega. Chiedo scusa. Tutte le volte che dico una parolaccia su YouTube, il mio corpo mi punisce. Era non l'alloggio al secondo piano. Era vai al tuo alloggio e poi vai al secondo piano. E vabbè. Ci si cambia finalmente. C'è uno specchio. Via i sandali. Vuoi cambiarti? Yes. Eh sì, meglio avere le scarpe o le orecchie che il sandalo da straniera ombanza sull'Adriatico. Guarda. Lenti a contatto colorate, si può cambiare anche il colore degli occhi. Vabbè, e qui non ci facciamo belli rossi, sì, cattivissimi, o viola, o fiorentina, no, rossi. Va bene questo look, sì, facciamo gli occhi in pandan con la sciarpa. E con i nostri LED. Top. Signori, avete già sfondato proprio? Vi siete consumati il dito? Col tasto mi piace? Sì? Bravo. Posto. La tua difesa ufficiale della squadra di ricerca ti calza a pennello. Sembra quasi che la caposquadra l'abbia fatta preparare apposta per te. Come se ti fa trasparire il fatto che Selina già... avesse fiducia nei nostri confronti. D'ora in avanti sei libero di usare quella stanza. Prendi anche questo. Il berretto, ragazzi. Non il cappello, il berretto. Vabbè. Come ci liberiamo di un indumento terrificante, ce ne viene subito appioppato un altro. Onesto. Questo gioco sarà una gara... affinché si arrivi a fine gioco presentabili dal punto di vista dell'abbigliamento. E vabbè. E ora vai a salutare il direttore. È figo, in realtà, il berretto chiaramente di quarta gen, a parte tutto, a parte le gag e a parte gli scherzi. Allora, è il direttore, quindi secondo me sta ancora più su. Anche perché il puntatore me lo dà su, ma se n'è andato su uguale. Eccolo qui, l'antenato di Rowan. Detto baffo. Ti aspettavo con ansia. Andiamo un po'. Il mio nome è Sorwan. Sono il direttore del team Galassia. Quindi tu sei Alexis. Signor C. Mi hanno informato sul tuo conto, mi dicono che sei precipitato da uno squarcio spazio-temporale, quindi è ufficiale, insomma c'è coscienza che sia uno squarcio spazio-temporale, non un qualcosa di sconosciuto. Ora vediamo quanto vali, affrontami.
così. Ammanate proprio. Hai la scorza dura, devi migliorare nel sumo, ma si vede che hai ottime potenzialità. Beh, quindi diciamo a botte con il direttore il primo giorno, mi sembra insomma un curriculum eccellente. Molti ti guarderanno con sospetto perché sei precipitato dal cielo, i più superstiziosi potranno pensare persino che porti con te delle sciagure. Tuttavia hai superato l'esame, perciò, per quanto bizzarro tu sia, sei il benvenuto qui al villaggio. Dedica tutto te stesso al Team Galassia e al completamento del Pokédex. Ma ricorda, Alexis, i Pokémon sono creature terrificanti. Sii prudente. Ok, la prima missione, quella no, proprio base per catturare tre Pokémon e tornare in Galassia, ce la segna come completata. Very good. Ah, i frame rate di quel labbra dietro sono in difficoltà. Questa cosa ovviamente massacrerà il titolo. E effettivamente, insomma, si potrebbe far meglio, eh? Guardate lì come va a proprio, madonna mia. Vabbè. Pare che tu abbia impressionato il direttore, sei ufficialmente dei nostri. Ora sei un membro del Team Galassia di rango 0 stelle. Beh, insomma. Ora, per esempio, va un po' meglio. Abra, dico. Vabbè. Man mano che ti renderai utile alla squadra di ricerca, avanzerai di rango. Più farai progressi con il completamento del Pokédex, più aumenterà il tuo rango membro. In altre parole, la strada verso il completamento del Pokédex ti condurrà alla meta suprema, cioè incontrare tutti i Pokémon della regione. Avrei bisogno anche di questa, è una ricetta per creare strumenti. Ecco, ero curioso prima quando ho parlato proprio, no? Delle ricette. Pokéball, ricetta per creare una Pokéball. I materiali necessari sono una bacca ghicocca e un ciottolo. Eccoti 3.000 Pokédollari, li chiamiamo così. Pesetas, fiorini, rubli, lire turche. Ti faranno comodo per comprare materiali. Abbiamo la paghetta da Selina, si vola. Grazie Selina, zia Selina. Ricordiamoci di fare gli auguri a Pasqua e Natale a zia Selina. Tu sei esperta nella fabbricazione di strumenti. Ti assegno il compito di insegnare ad Alexis tutto ciò che sa in materia. Sarà fatto, caposquadra Selina. I membri di Team Galassia fabbricano a mano gli strumenti di cui hanno bisogno per la ricerca. Quindi siamo tutti dei piccoli MacGyver. Questo che vogliono dirci. Bisogna andare all'Emporio, ma sarebbe opportuno cercare di essere autosufficienti. Possiamo anche fabbricare le Pokéball, che sono poi gli strumenti che usiamo più frequentemente. Pratico, non trovi? Avanti, andiamo alla bottega. L'arte del fai da te. Vai alla bottega e impara a creare strumenti. Siamo ancora, dopo un'oretta di gioco, in tutorial. Per quante cose chiaramente nuove ci sono. Nuove non nel mondo videoludico, perché quello di chiaramente craftarsi la roba non è certo una novità. Per quanto riguarda Pokémon lo è, e quindi abbiamo un discreto lungo tutorialone, lo possiamo dire così, io lo avverto come tale. Sharon, vediamo chi è, Vagazzo. Mi presento, il mio nome è Sharon, mi occupo della sartoria. Volevo farti i miei complimenti per la tua promozione. Questa cosa è meravigliosa, ragazzi. Il Kodakons è pronto a denunciarvi tutti. Bellissimo. Vengo a consegnarti gli abiti che il professore ha ordinato per te. Cioè mi invitano a nozze a me, se, con dei... Cioè, vabbè, posto. I prossimi titoli avremo anche personaggi che parlano il madrese. Alexis, tieni la giacca da viaggio e un paio di calzoni. Va benissimo. Il villaggio è ricco di negozi che potrebbero interessarti. Ti consiglio di darci un'occhiata. Meraviglia. Quindi, se labbra lagga, sti cazzi. Abbiamo un personaggio che, cioè, adoro. Che poi è lo stilista, no? Meraviglioso. Ehi, Alexis, la bottega è da questa parte. Fantastico. Se desideri creare degli strumenti mentre sei al villaggio, il banco per il fai da te della botte, in che senso, Luce? Ah, no, scusa. È ciò che fa il caso tuo. Ragazzi, abbiamo 15 anni nel gioco, cioè sarebbe anche, quindi,
naturale. Per questa volta ti darò un po' dei miei materiali per festeggiare il superamento dell'esame, i soldi che ti ha dato la caposquadra invece potresti usare per comprarti qualche abito. Come detto, l'unico vero scopo del gioco è arrivare a fine gioco, cioè presentarsi da Arceus con il frac. Eleganti. Puoi selezionare lo strumento da creare al banco per il fai da te, prova a fabbricare una Pokéball. Bene, quindi è come, esattamente come alle Leroy Merlin. Cioè, fuori dalle casse c'è il banco fai da te con i cacciaviti attaccati con le catenelle perché tu non te li porti via, va bene? E le varie cose per provare se le lampade che hai comprato funzionano. Cioè, quindi questo è Leroy Merlin da oggi. Ok, cazzate a parte. Per fare una Pokéball ci serve ghicocche e ciottoli. Cioè io ne posso fare 5. Ah sì, perché ne abbiamo 15 e 15, quindi cioè ne potevo fare 20 sostanzialmente. Vabbè. Stavo cercando di capire il rapporto, più che altro l'indicazione numerica sul menu. Come ti ho probabilmente accennato, i Pokémon hanno l'affascinante capacità di rimpicciolirsi e la Pokéball è appositamente piazzata per trarre vantaggio da questa loro caratteristica. Inoltre, per registrare tutti i Pokémon che catturerai ti servirà un Pokédex, quindi... eccotelo. Hai ottenuto Pokédex. Vediamo come è fatto. Chiaramente al momento è molto spoglio. L'ho preparato apposta per te. Spero che ti sia utile nel grande obiettivo di incontrare tutti i Pokémon. Per completare il Pokédex dovrai anche portare a termine gli incarichi Pokédex. E da un membro della squadra di ricerca anch'io non mi risparmierò. Alexis, ora ti spiegherò i particolari degli incarichi Pokédex, ma per farlo dovremo spostarci alla base della landa. Inizia la ricerca con gli incarichi Pokédex. Ok, io però, se mi dà modo... no, ci trasporta già. Mi volevo rigirare verso il banco del fai da te e magari craftare altre 5 ball, perché ne ho fatte 5 sole. Senti, non per origliare, ma ho sentito che state andando alla base della landa. Visto che ci sei, magari potresti occuparti di una mia richiesta, giusto? Abbiamo familiarizzato con le missioni. Ci fa vedere come funzionano le richieste. Io sono un vigilante, non posso allontanarmi dal posto di guardia. Suguru. Suguru, io non mi vorrei sbagliare. Correggetemi se sbaglio. Mi si è aperta una cartella nel cervello. Era una razza aliena di Pokémon in Dragon Ball GT. Suguru. Allora, ti aspetto qui davanti alla sede del team. Fatemelo sapere, ragazzi, nei commenti. Sì, è vero, padre, hai ragione. Sei in grande oppure no. Sei in vecchio e ti riodio e mischi i ricordi. Quindi fatemelo sapere. Allora, ti aspetto qui davanti alla sede del team Galassia, intesi? Se una persona necessita del tuo aiuto, sopra la sua testa comparirà l'icona delle richieste. Parliamo con Suguru. No, io mi sbaglio con gli Tsufuru. Che sono quelli di Baby. Cazzarola. Tu conosci un Pokémon chiamato Vulple? Io mono. Ma scherzi. Vulple. È molto interessante che quel che dice il professor Laven. A quanto pare, se il Pokémon accumula esperienza lottando, possono cambiare aspetto e diventano più forti. Questo fenomeno è chiamato evoluzione. Vorrei tanto avere un Vulple e farlo crescere finché non si evolve. Non lo fare, perché poi diventa un... cioè diventa una palla di pasta da pizza. Tu fai parte della squadra di ricerca, no? Se per caso riuscissi a catturare uno, ti dispiacerebbe darlo a me? Conto su di te per avere un Vulple. Ho preparato anche una bella ricompensa. Un Vulpal. No, un Vulple. Attivo un marcatore. Marcatore attivato. Su PC più. Almeno. Ci riporta sul pianeta Tsuguru. Allora, io ricrafterei al banco fai da te... ora 15 magari no, ma insomma altre 10, teniamoci 5 e 5, non si sa mai che le Pokéball ci servono. Ah, vedi, queste hanno tutte missioni. Parliamoci un po'. Voglio capire se posso magari mettere più missioni in saccoccia in modo da poterle svolgere anche all'unisono nella stessa area. Tu sei giovane e caduto dal cielo, dico bene, stai uscendo dal villaggio, vuoi dire la scuola di ricerca, stai comprando il Pokédex? Sì, signore, vorrei informazione su Starly. Poi... ok.
non attivo il marcatore, quindi stiamo incamerando richieste. Va bene. Se non sbaglio, gli Sphinx hanno degli strani segni sulle orecchie. Ok, quindi lui vuole saperne di Sphinx. Quindi Purple, Sphinx e Starly. E così poi facciamo il pieno, immagino, di ricompense, oggetti, denari. Non so se però, tipo, Luna... Non so se magari una missione mi... Delita si sovrascrive alla richiesta di una... Non missione, pardon, di una richiesta. Quindi magari in questo caso c'è solo... Solo Sphinx. Gli incarichi Pokédex sono delle ricerche necessarie per completare il Pokédex. Numero e contenuto cambiano a seconda della specie di Pokémon, quindi ricorda sempre di premere il pulsante giù per aprire il Pokédex e controllare gli incarichi disponibili. Ok. Usa il pulsante ZL per fissare, cioè L2, per fissare lo sguardo su un Pokémon e premi il pulsante giù per aprire la sua pagina del Pokédex e verificarne subito gli incarichi Pokédex. Alcuni incarichi Pokédex sono un po' insoliti, quindi assicurati di controllarli sempre. Ok, qui si porta proprio l'esplorazione all'ennesima potenza nel mondo Pokémon, intendo. Molto Monster Hunter, molto Legend of Zelda. Se stai per subire un attacco di un Pokémon selvatico, assicurati di schivarlo. Schivare? Osserva bene i miei movimenti e prova a colpire. Olè. Agilissima. L'agile acrobazia che ho appena seguito con un'estrema grazia è la cosiddetta schivata. Micchia, sembra tanto l'essere perfetto. Nonché grazie ai miei, alle mie immense possibilità comunicative ottenute alle mie due lauree. Con una schivata tempestiva potrei evitare le mosse dei Pokémon. Sono estremamente potenti, attacchi ripetuti e possono farti perdere i sensi. Beh, benissimo. Parlo per esperienza personale. Sphinx mi ha travolto in pieno col suo tono shock. Grazie al cielo, la squadra di vigilanza è venuta a soccorrermi. Ma non temere, ti insegnerò io ciò di cui hai bisogno. È il mio dovere in quanto tuo mentore. Ok, io un po' che non salvo. Quindi ci diamo alla matta esplorazione. Cioè non ho capito come fare la schivata. Ah, così. Ho capito. Mentre fissi un Pokémon temendo premuto il pulsante ZL, premi giù e aprirai il Pokédex. Così potrai controllare subito gli incarichi. Ok, questo me l'hai già detto. Ad esempio, controlliamolo su questo Bidoof. Ragazzi, Bidoof è, cioè, proprio il mattoncino base per ogni tutorial nel mondo isuiano-signiano. Quindi io faccio ZL. E poi premo giù. E mi dice esemplari catturati 1. Devo arrivare a 25 addirittura. Esemplari pesanti catturati 0. Esemplari sconfitti 0. Variazioni di forma e aspetto accertate 1. Perché ne abbiamo visto una. Volte che l'hai fatto evolvere 0. Ricerca sui Bidoof birboni nel villaggio. Metodo da definire ancora. Minchia, c'è da far roccia. Qui ti dice dove sono. Quindi c'è catturare. Andiamo un po'. Ok, così facciamo due. Ecco, adesso probabilmente comincia il vero Legend Arceus.
Tieni Arturo 38, così vediamo un po'. Ghicocca bacata, ce l'aveva addosso. Qui c'è roba? No. C'è uno Starly laggiù. E ce n'è un altro anche lì. Attenzione, ci ha quasi notato. Voglio farlo combattere. Ah, fuggono. Niente. Andiamo un po'. Preso. Ah, cazzo, non ho controllato le sp- non ho controllato il Pokédex. Ecco, notate che non c'è musica durante il gioco, non me l'aspettavo. Ecco, qui c'è uno Shinx che chiaramente vuole che si combatta perché c'ha la X sopra. Io se però, ecco, in questa fase di lotta non posso più aprire il Dex. Eh no. Qui ho sbagliato a premere e lanciamo subito la ball. Che ovviamente non entrerà. Perché ha piena vita, se no non avremmo, no? Allora, fogliame. Ottimo che gli si faccia proprio così. Che così rimane proprio un pischellino di vita. Ora probabilmente ci attacca lui due volte, no? Ora lanciamo la ball. Io avevo una missione con volte che hai visto, che l'hai visto usare con attacco rapido. Ah, ok, mi dice ci devo anche queste cose qua. Ok. Qui c'è un albero che vedo ha degli oggetti. Tre bacche arance. Là c'è un altro Shinx. Io direi catturiamo uno Shinx, però prima di catturarlo guardiamo, voglio fare la ricerca col Dex. Ok. No, ho sbagliato. Ah, perché puoi anche andare così. Ok. Esemplari catturati 2, esemplari sconfitti 0, volte che l'hai sconfitto con mosse di tipo terra, volte che l'hai visto con attacco rapido, volte che l'hai visto con morso, variazione di forma e aspetto, volte che l'hai fatto evolvere. Quindi siccome dobbiamo tipo vederlo con morso, ok. Vabbè, qui non possiamo fare niente se non esemplari sconfitti, quindi forse invece che catturarlo questo ci conviene banalmente sconfiggerlo. Quindi lanciamo nuovamente il nostro Rowlet e sconfiggiamolo senza puntare a catturarlo. Poi se magari lui fosse così gentile da fare morso. No, fa attacco rapido, che comunque è un altro obiettivo. E noi qui lo tiriamo giù, lo sconfiggiamo, quindi non è catturabile, però ci sale l'esemplare sconfitti, nonché ci sale anche tutto il nostro armamentario. Ok, va bene. Andiamo da... Oh, ma qui si è fatta una certa, ragazzoni. Cioè, qui è tantissimo che stiamo giocando. È veramente volato. Qui è veramente, veramente volato. Qui si può marcare le robe. Qui invece si può sbagliare pulsante, certo. È veramente volato. E allora io salvo e vi do appuntamento per il proseguo alla prossima puntata, ovviamente. Perché non voglio che siano troppo lunghe.
Se volete un'immersiva esperienza di gioco, vi aspettiamo tutti i giorni a partire dalle ore 16, in questi primi giorni soprattutto, 28, 29, 30, 31, 1, in compagnia di Curo Lili su Twitch, canale Francesco Pardini VGC, in modo che possiate vedere la run mia e sua in contemporanea in Stream Squad. Signori miei, sfondate a colpi di mi piace e venite a farmi compagnia anche qua su YouTube, a moddi commenti, insomma, godiamocelo insieme. Sì, la grafica non è il massimo, usando un eufemismo, però sti cazzi, le sensazioni sono belle, l'esplorabilità è un qualcosa che io personalmente non avevo ancora, non avendo giocato altri titoli che magari sono simili a questo, vissuto, e quindi onestamente per me è veramente tutto nuovo. Signori miei, grazie mille di essere stati con me e buon divertimento anche voi su Leggende.